ti dovevi svegliare! Non avresti mai dovuto vederci! Chi siete voi? Io sono Holly e sono una principessa delle fate. Una vera principessa delle fate! Quindi hai le ali e usi la bacchetta magica? Sì! E lui è Ben, è un elfo! Ciao Holly, ciao Ben! Oh, ti ho scritto una letterina! Ti ringrazio! Oh, è così piccola! Si sente malissimo, vecchio saggio! Ma tata Susina, hai idea di che ore sono adesso? Non ti ho chiamato per sapere che ore sono! Siamo in una grande casa e la finestra è chiusa! Ho bisogno che gli elfi ci aiutino! Ho capito! E quanti elfi ti servono? Tutti quanti! Siamo entrati da quella finestra, però adesso è chiusa! Fatto! Ve l'ho aperta! Grazie, Lucy! È stato bellissimo conoscerti, anche se non avremmo dovuto svegliarti, scusa! Non importa! Ora farò finta di dormire! Ciao, ciao! Ho visto che avete svegliato la bambina! Non l'abbiamo fatto apposta, tata! Oh, non fa niente, tanto si svegliano sempre! Elfi in soccorso! Elfi in soccorso! Allora, dov'è questa finestra che dobbiamo aiutarvi ad aprire? L'avete appena attraversata. Ma questa finestra è aperta, non è chiusa. Sì, ci siamo arrangiati. Non ci serve più il vostro aiuto, scusa. Scusa? Hai appena trascinato fuori dai loro letti tutti quanti gli elfi del regno. Silenzio! Non puoi abbassare la voce. Ma certo che posso! Gli elfi sono molto bravi ad abbassare la voce. E noi siamo elfi! No! Ed ecco perché non esistono elfi del dentino. Voi siete troppo rumorosi. Va tutto bene, Lucy. Abbiamo sentito un rumore. È tutto a posto. Sta dormendo. Potete uscire adesso. Era ora. Buonanotte, Lucy. Ci vediamo presto. Ciao, Ben. Ciao, Holly. Mi piaci molto. È attratto dal tuo odore. È attratto dal mio fascino. Oh, avete portato i vostri amici dal paese delle fate. Questo non è il paese delle fate. Questo è il piccolo regno. Caricate il camion degli elfi. Ricevuto. Alzo, alzo. Alziamo tutti insieme. Prendo al volo. Carichiamo insieme! Ma che cosa vi serve quella roba? La usiamo per fare i giocattoli! Che bello! Io adoro i giocattoli! Ma che cosa ve ne fate di tutta quella roba puzzolente? Ne facciamo un ottimo concime per la fattoria degli elfi! All'albero degli elfi! Carichiamo il materiale per la fabbrica degli elfi immediatamente! Wow! Hai visto quell'albero? Il tronco è pieno di piccole finestre! Mi chiedo se ci siano delle altre fatine dentro quest'albero! Oh! Non ti preoccupare, mamma! È soltanto la nostra amica Lucy! Oh, allora, piacere di conoscerti, Lucy! Piacere mio! Un piccolo regalo per ricordarti la tua visita al piccolo regno. È il nostro ultimo giocattolo, appena uscito dalla fabbrica. Wow, grazie! L'avete fatto con la mia immondizia! Certo, ecco perché vi siamo molto grati quando mettete i vostri rifiuti nella grande torre degli elfi. La grande torre degli elfi? Che cos'è? Il bidone dei rifiuti. Oh, prego! E grazie per avermi mostrato casa vostra. Ho sempre pensato che le fate vivessero nei castelli. Per l'ultima volta, noi non siamo fate! Noi siamo elfi! Io vivo in un castello, Lucy! Vieni a vedere! Oh, è un vero castello delle fate! Ah, un membro della gente grande! Oh, un autobus giocattolo! Ah! Ti prego, mettici giù subito! Oh! State tranquilli, lei è Lucy. È solo una piccola bambina. A me sembra una grande bambina. È vero, è un'enorme bambina. Ciao a tutti. Ciao a te, Lucy. Ma quante piccole fate. Ebbene, che tu sappia che io non sono una fata, sono un elfo.
Anche tu hai le ali e puoi volare? Gli elfi non possono volare. Sai fare gli incantesimi? Gli elfi non possono usare la magia. Oh, e allora che cosa fate voi? Gli elfi fanno un sacco di altre cose. E noi siamo elfi! E noi siamo fate! Fate e mettete via le bacchette magiche. Alla fattoria non si devono usare gli incantesimi. Come puoi notare anche tu, Lucy, questo è un elfo piuttosto brontolone. Ah. Lucy, senti, da dove viene il latte? Puoi farcelo vedere tu? Noi vorremmo vedere anche le mucche. Ci potreste portare da loro? Certo! Seguitemi! Queste sono le galline. Sì, le conosciamo e sappiamo anche che cosa fanno. Vero, bambini? Le uova! Esatto, Jake. Ciao, galline! Alcune fate e alcuni elfi sono venuti a salutarvi. Ovviamente le galline sono animali piuttosto stupidi e questo perché sono molto grandi. Ma anch'io sono molto grande e non sono affatto stupida. Scusami tanto, Lucy. Queste sono le pecore. Ah, è ovvio. E chi di voi sa dirmi che cosa ci danno le pecore? Le uova! No, no, le pecore ci danno la lana. Che cosa ha detto la pecora? La pecora ha detto beh. Ma cosa vuol dire beh, tata? Beh, vuol dire beh. Bravi! Forza! Ben! Che c'è? Vai così, Ben! Corri veloce! Le mie orecchie sono molto delicate. Scusami, vecchio saggio elfo! Bravissimo, parla bene! Parla di l'elfo, è il vincitore! Urrà! Oh no, Ben è arrivato ultimo! Oh, perbacco! So che gli elfi ci tengono moltissimo a vincere le gare. Ma perché hai gridato in quel modo, Holly? Stavo solo cercando di aiutarti a vincere. Io stavo vincendo, ma sentirti gridare così forte mi ha deconcentrato. Mi dispiace, Ben. Non ti preoccupare, non tutto è perduto, potrai vincere la prossima gara. A tutti gli atleti, siete pregati di prepararvi per la prossima gara. Il salto in alto! Tu sei molto bravo nel salto in alto. Sarà una passeggiata, vedrai. Lo spero tantissimo. È quello che spero anch'io. Non è piacevole un elfo arrabbiato. La prima atleta in gara è Lizzy l'elfo. E adesso tocca al campione in carica di salto in alto, Ben l'elfo. Buona fortuna, Ben! Sì, so che puoi farcela! Opla! Urrà! Per fortuna, ho temuto che non ce la facesse. Ecco un altro salto spettacolare! E adesso il nostro ultimo atleta in gara! Parlami, l'elfo! Mi dispiace molto, Barnaby. Sono rimasti solo due atleti a disputarsi la vittoria per il salto in alto. Spero tanto che Ben non faccia cadere l'asticella. Se non la metteranno troppo in alto, sono sicura che ce la farà. Oh, perbacco! Lizzy l'elfo! Forza, Lizzy! Salta più che puoi! Sono i bruchi a farlo. Allora, secondo te c'è il bruco Betty lì dentro? Sì! Ma quando verrà fuori dal bocciolo, a quel punto non sarà più un bruco. E che cosa sarà? Una rana, forse. Una rana? O forse un uccello? Ho capito! Il bruco Betty presto si trasformerà in un uccello, così potrà volare! Ah, un bocciolo! Sì, papà. E Betty il bruco si è nascosta lì dentro. E quando verrà fuori? Sarà capace di volare! Perché sarà diventata un uccello! A dire il vero, i bruchi normalmente non si trasformano in uccelli. Si trasformano in rani, allora? No, nemmeno in rane, no. Scusate, in che cosa si trasformano? Buongiorno, Betty! Sembra la stessa.
Wow! È diventata una farfalla! Betty la farfalla! Guardate! Stanno volando tutti insieme! Betty sembra molto felice! Vieni, andiamo da loro! Ora tutti quanti possono volare! Ma io no, io non posso! Ben, credevo che gli elfi fossero molto bravi a usare le coccinelle per volare. Avete ragione! Gli elfi possono stare sul dorso delle coccinelle! E io sono un elfo! Gastone! Grazie, Gastone! Decolla, decolla! Evviva! Papà dice che le rane devono stare nell'acqua, quindi trasformerò il cortile in una piscina, ma certo! Non avremo più bisogno di questa porta! Ciao, ciao, porta! Bene, ora è il momento di riempire d'acqua il cortile! Acqua, acqua, sali, sali, su! Ecco fatto, Ranocchio, avete l'acqua adesso! Una bella sorpresa per papà! Che strano! Dov'è finita la porta? Quando siamo usciti c'era! Nessun problema! La farò riapparire! Oh, oh no! Scusate, Ranocchie! Oh, Riccardo! Questa è opera tua? Certo, papà! Hai detto che alle rane serviva l'acqua, così ho fatto una piscina tutta per loro! Questo è troppo! Devi portarle via subito! Oh! Via, Ranocchie! Ciao! Oh. Ciao, Holly! È tutto ok? No! Papà ha detto che devo rimandare le mie rane nello stagno, ma loro non se ne vanno! Ci serve subito un piano intelligente per convincerle a spostarsi! Gli elfi sono bravi nel fare i piani! E io sono un elfo! Quale sarebbe il piano intelligente? Giocheremo alla cavallina! Tu salti sulla mia schiena e io salto sulla tua! Opla! Opla! È bello, ma a cosa serve? Opla! Opla! Guarda! Ci stanno seguendo! Opla! 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 Siamo arrivati! È lo stagno! Bel lavoro! Il fatto è che io non ho nessuna voglia di giocare oggi! Ma questo è assurdo, perché tu hai sempre voglia di giocare! Divertitevi! Vorrei che quelle tortine non ci mettessero così tanto a cuocere. Sì, anch'io. Nel frattempo, cerchiamo di giocare a qualcosa, che ne dici? D'accordo. Ti va bene, ce l'hai? A me piace. Sì, va bene. Però devi assolutamente seguire le regole. Non usare la magia. Come vuoi. Allora ce l'hai. Dai, vieni a prendermi. Tanto non ci riesci! Stai correndo troppo veloce! Non posso farci niente! Gli elfi sono bravi a correre veloce! E io sono un elfo! Però non è giusto! Le fate non possono correre veloce come gli elfi! D'accordo, allora salterò su un piede solo! Vieni a prendermi! Sei ancora troppo veloce! Va bene, allora rimarrò immobile! Ti ho preso! Ora tocca a me! Dai, vieni a prendermi! Adesso ti prendo! No, non ci riesci! Vieni a prendermi! Però così non vale! Avevamo detto che non puoi usare la magia! Ma io non sto usando la magia, sto soltanto sbattendo le mie ali fatate!
mia! Così non è giusto! Noi elfi non abbiamo le ali! Non ti prenderò mai in questo modo! Hai ragione! Allora non userò più le mie ali! Ti ho presa! Possiamo sempre fare i castelli di sabbia! Già! Fatto! No! Non dovete scavare sulla luna, farete arrabbiare gli alieni! Bli, ble, bli, bla, bla. Hanno detto che adorano costruire castelli di sabbia! Fatto! 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 Io ho una gran fame! Già, anch'io! È l'ora del picnic! No! Cestino magico, per favore! Alt! Magico! Tata Susina, non starai sventolando in giro la tua bacchetta! Non ho potuto portare la mia bacchetta, non era permesso nella vostra sciocca missione! Ah, è vero! Comunque, il cestino magico non ha bisogno della bacchetta per funzionare! Esatto! Devi solo chiedergli quello che vuoi! Cestino magico, sulla luna t'imploro, facci dei panini al formaggio e pomodoro! Ip ip! Urrà! E adesso, come dessert, gelatina magica! Gelatina magica! Andare, scusa, tata! Non vogliamo un'inondazione di gelatina! Oh, andrà tutto bene! Tata Susina, voglio che ti concentri molto attentamente su quello che stai facendo, è chiaro? Rilassati! Cestino magico, per favore, gelatina! Che sto facendo? Oh no! Ho dimenticato di dire non troppa! Ah, inondazione di gelatina! Tata! Questa volta è davvero troppissima! Oh cielo! Oh, inondazione di gelatina! Oh, che succede? Succede che la tata ha riempito il mare della tranquillità di gelatina! Tata Susina! Tutte le mappe della Luna dovranno essere modificate. Il mare della tranquillità, a causa tua, è diventato il mare della gelatina. Scusa. Scusa? Gli alieni ora saranno molto arrabbiati. Gelatina! Ci vuole tempo per prendere un pesce! Ha abboccato un pesce! Olly, presto, il retino! Sta pronta a prenderlo! Fatto, papino! Wow! È bello grosso! È enorme, non è vero? Sono stato grande! Quello è solo un pesciolino! Deve essere il pesce più grosso del lago! È troppo piccolo! Era il pesce più grande che avessi mai visto! Io invece ne ho visti di molto, molto più grandi! Davvero? Davvero! È passato molto tempo dal mio primo incontro con il grande e grosso Barry. Grande, grosso Barry? E chi è? Il pesce più grande, enorme, gigantesco che il mondo abbia mai conosciuto. Oh! Era una notte buia e tempestosa. Stavo navigando sulla mia barca preferita, Hilda, quando vidi per la prima volta il grande e grosso Barry. Decisi subito che dovevo catturarlo. Volevo essere quello che l'avrebbe acchiappato per la più grande abbuffata di pesce della storia. Provai molte esche diverse prima di scoprire cosa piaceva a Barry. Il formaggio. Il formaggio? Esatto. Agganciai un pezzo di formaggio all'amo e Barry abboccò immediatamente. Purtroppo però era troppo forte per la mia cara vecchia Hilda. Il grande cattivo Barry trascinò la mia povera Hilda per tutto il lago e quando si fu stancato, lui la divorò. Si mangiò la sua Hilda? Ma è una cosa orribile! Sì, puoi dirlo. Così lei costruì Banti per rimpiazzare Hilda? No! Prima ci fu Doris, poi Peggy, poi Abigail, Fifi e Trixie Bell. Senza dimenticare Sabrina, Vicky e Miss Bubu. Barry se le mangiò tutte. Oh. Da allora provai a catturare Barry un sacco di... Questa bella scimmia ha più di un centinaio di anni, ve l'assicuro. E questo pagliaccio di anni ne ha almeno più di 200. Ehi,
A quanto pare sono stati costruiti alla fabbrica degli elfi da qualcuno chiamato il vecchio saggio elfo. Noi conosciamo il vecchio saggio elfo. Voi conoscete il vecchio saggio elfo? E com'è? Raccontatemi. È molto saggio. È vecchio. Ed è un vecchio molto brontolone e molto poco saggio. E questo è il mio giocattolo preferito. È una ruota panoramica che va a molla. Ma sfortunatamente si è rotta. Non vi preoccupate, io posso aggiustarla. No, non credo proprio. Deve essere riparata solamente da un vero esperto. Ma gli elfi sono dei veri esperti. E io sono un elfo. Posso aiutarti anch'io, Ben? Oh, non toccate! Questi giocattoli non dovrebbero essere toccati dai bambini! Ma dobbiamo toccarlo per poterlo riparare. Va bene. Fatto! Adesso funziona! Brum, brum! Che felice! Qui mi diverto un sacco! Oh, ci siamo fermati! Io voglio girare ancora! Oh sì, ancora, ancora, ancora! Forza, forza, forza! Va bene! Venire a trovare il re e la regina Calendula non è stato noioso per niente. Anzi, al contrario, si sta rivelando divertente. Ciuc, ciuc. Porta. No, non apre quella porta. Tenetevi. Cosa è successo? Quando si apre una porta nello spazio, si viene risucchiati fuori dal razzo insieme all'aria. Povera Tata Susina, ora sta fluttuando nello spazio. Aiuto! Le mie ali non servono! La sentiamo attraverso la radio, Tata Susina. Non ha bisogno di gridare, deve cercare di stare calma. Stare calma? E come faccio? Sto fluttuando nello spazio! Controllo missione razzo degli elfi, mi sentite? Come stanno andando le cose? Tata Susina ha aperto il portellone e adesso purtroppo si è persa nello spazio. Oh, accipicchia, che peccato. Beh, non importa, la missione deve continuare. No, dobbiamo prima salvare Tata Susina. Oh, immagino che dovremo farlo. Salverò io la Tata. Ti aiuto anch'io. Perfetto, vi ho legati tutti con questa corda. Non verrete risucchiati via, siete pronti? Pronti! Arriviamo, Tata Susina. Tieniti forte. Tieniti forte? A che cosa, scusa? Oh, no! Non possiamo raggiungere la Tata! Signor Elfo, la corda non è abbastanza lunga! Oh no! Mi sono persa nello spazio e non sono nemmeno riuscita ad andare in bagno! Ecco, prendi il tuo lasso, Ben! Grazie, papà! Sta ferma, Tata! Adesso cercherò di lanciare questo lasso attorno alla tua vita! Ecco fatto! Evviva! Bravo, hai salvato Tata Susina! Ti ringrazio, Ben. Ringrazio tutti quanti per avermi salvata. Che le serva da lezione, Tata Susina. Le porte devono restare chiuse. Volevo dare un'occhiata in giro. Adesso, per favore, non lo faccia più. Questa è una missione seria. C'è in gioco l'onore degli elfi. Mi dispiace moltissimo. Ora non toccherò più niente. Parola d'onore di fata. Ottimo. Adesso allacciatevi tutti le cinture. La nostra prossima fermata è la luna! Oh, che bello! Prima arriveremo lassù e prima potremo fare insieme un picnic! Glielo ripeto un'ultima volta, Tata! Non faremo nessun picnic sulla luna! Oh, sono un po' confuso! Le rose sono alte! Il cielo grande più del mare! Ma come si fa a mescolarli? Non è possibile, è una cosa assurda. Ecco perché è un indovinello, dolcezza. È un enigma che dobbiamo risolvere. Le rose sono rosse e il cielo è blu. Mescolando i due colori si ottiene il viola. Il tesoro deve essere sepolto sotto il fiore viola. Ah, molto bene, i miei complimenti.
Avanti, Ben! Scaviamo per cercare il tesoro! Certo! Gli elfi sono imbattibili a scavare! E noi siamo elfi! Scavo, 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 scaviam tutti insieme! Scavo, 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 scaviam... Oh! Che cos'è? Un'altra mappa! È giusto! Non si può certo trovare un tesoro con un solo indizio! Perché no? Perché non sarebbe divertente, mia piccola sirena! Oh. La X è segnata sulla tana di Gastone! Andiamo! Ciao, Gastone! Siamo qui perché potrebbe esserci un tesoro dei pirati dentro la tua tana! Pensate che un tempo vivevo qui molte lune or sono, probabilmente prima che tu nascessi, Gastone. Mi piace come hai sistemato questo posto. Signor Barbarossa, che cosa dice l'indovinello? Ah, sì, l'indovinello. Sono ricoperto di pallini e sotto il materasso troverete l'indizio che condurrà il vostro passo. Ricoperto di pallini? Che cosa sarà? Gastone ha molti pallini sulla sua schiena. È divertente! Un ragno enorme! È un ragno finto, non ti preoccupare. Papà lo tira fuori ogni anno. Felice giorno degli scherzi! Ma che cosa fai? Scusa, mi dispiace moltissimo, principessa Holly. Spero che non ti sia spaventata troppo. È tutto ok, è divertente. Oh, oh, che bella sorpresa, principessa Holly. Ti diverti al nostro giorno degli scherzi, dolce fatina? Sì, mi piace davvero molto. Vorrei tanto che Tata Susina fosse qui. Lei adora gli scherzi. Oh, non sapevo che a Tata Susina piacessero certe cose. Sì, la Tata ha un grande senso dell'umorismo. Sul serio? Allora dovremmo mostrarle qualche scherzo, non credi? Al camion degli elfi! Dico a Tata Susina che siete qui. No, no, principessa Holly. Uno scherzo deve essere una sorpresa. Sarà divertente. Oh, sono molto occupata. Chi potrà essere? Buongiorno. Ti serve qualcosa? Buongiorno. Ti serve qualcosa? Come? Come? Perché ripeti tutto quello che io dico? Perché ripeti tutto quello che io dico? No, ora non ho tempo per questo. Ah, ora non ho tempo per questo. Vecchio elfo sciocco. Vecchio elfo sciocco. Oh. Non mi pare che l'abbia trovato divertente. Credevo avessi detto che gli scherzi le piacciono. È così. Proviamo con un altro. Come vuoi. Avanti! Buongiorno, principessa Holly! Guarda che io non sono la principessa Holly. Per oggi dovrai chiamarmi Regina Holly. Non ho tempo da perdere con questi giochetti. Sono venuta a prendere Ben, c'è scuola. Oh! Aspetta, Ben! Mamma e papà passeranno la giornata fuori e quindi dovrò occuparmi io di tutto quanto il regno. E questo è vero, Tata Susina? Ecco, temo proprio di sì. Ho appena preso la mia prima decisione, è questa. Oggi Ben non sarà costretto ad andare a scuola. È un ordine reale. Ecco, è una decisione piuttosto strana. Non è tutto. In realtà nessuno sarà costretto ad andare a scuola oggi. Nessuno sarà costretto ad andare a scuola? Esatto, è un mio ordine, perché adesso io sono la regina Holly. Va bene, come desiderate, regina Holly. Oh, peccato! I bambini ci rimarranno molto male quando dirò loro la novità. Bambini, devo dirvi una cosa!
La regina Holly mi ha appena informato che per oggi nessuno dovrà andare a scuola. Urrà! 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 Che confusione! Niente scuola! Vi ringraziamo, generosa e saggia regina Holly! Silenzio! Oggi sarà un giorno di vacanza per tutti quanti voi, anche per le persone adulte! Persino per il vecchio saggio! E anche per Tata Susina! Oh. A nessuno sarà permesso lavorare! È un mio ordine! E cosa dovremmo fare allora per tutto il giorno? Giocare e divertirvi! Esatto! Dovrete giocare, divertirvi e anche essere molto felici! Ve lo ordino perché sono la regina Holly! Oh, certo! Hocus pocus padabadu! Proviamo! Vorrei un biglietto d'auguri! Per favore fate presto! Sciocchi pennelli! Sbrigatevi! Non abbiamo tutto il giorno! Insomma! Brutti, cattivi pennelli! Ora farò un altro incantesimo e voi sarete costretti a sbrigarvi! Vai! Forza! Via! Letto! Voglio un biglietto d'auguri! Fallo presto! Tata! Ecco il tè, Vostra Maestà. Vi serve altro? No, ma pure! Povera me! Tata, falli smettere, ti prego! Vento del nord, soffia ora! Formula blocca magia, ti ordino di agire ancora! Ti ringrazio, Tata! Sei riuscita a fermarli! Sì, certo! Però ho dovuto bloccare tutta quanta la magia nell'intero castello! Oh! Oh! Della colla, vernice, dei pennelli e brillantini. Oh, che bello! Prima devo mettere un tappeto, così non versiamo tutta la colla sul pavimento. Certo! E dobbiamo indossare dei grembiuli per non sporcarci i vestiti. E adesso? Adesso mettiamo insieme tutti i pezzi con la colla, in questo modo. Uno, due, tre! Vedi? Sono incollati! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Ecco fatto! È a posto! Urrà! Non sembra proprio come prima. Possiamo dipingerla? Sì! Così è meglio! Prima c'erano anche dei fiori! Sono bravissima a dipingere i fiori! Ecco fatto! Però me la ricordo un po' più scintillante! Possiamo usare i brillantini! Mi piacciono i brillantini! Sono così brillanti! Ecco fatto! Urrà! Credi che la tua mamma noterà la differenza? Può darsi. Forse dovremmo mettere degli altri brillantini. No, Ben. Abbiamo provato ad aggiustarla, ma non ha funzionato. Dobbiamo andare a chiedere un incantesimo a Tata Susina. Ok, dai, andiamo dalla Tata.
Ecco là la tata. Coraggio, chiedile un incantesimo. Ben! Pazienza, posso sempre esercitarmi un po' con la bacchetta mentre lo aspetto qui. Allora, bacchetta, che cosa possiamo fare oggi? Sì, facciamo apparire un bel cappello. Abracadello, un bel cappello. Oh, ma questo non è molto bello. Ed è anche troppo grande. Ciao, ciao, brutto cappello! Ciao, Holly! Ciao, Ben! Sto facendo pratica con la bacchetta. Ti va di assistere? D'accordo. Mi raccomando, devi stare fermo. E io ti farò apparire un nuovo cappello. Abracadello, Ben avrà un nuovo cappello. Oh! Ben, sei finito lì dentro. Oh, ma è vuoto! Significa che ho trasformato Ben in un cappello. Guarda che cappello enorme. Ecco, è Ben. Io l'ho, senza volerlo, trasformato in un cappello, tata. Principessa Holly, devi esercitarti di più con la bacchetta proprio per questo. Infatti io mi stavo esercitando, però è andato tutto per il verso sbagliato. Allora immagino che tu l'abbia agitata in questo modo. Ho cercato di agitarla nel modo giusto, ma questa bacchetta non va affatto bene. Calmati ora. Una brava fata non dà la colpa alla bacchetta. Sì, tata Susina. Lascerò che Ben resti un cappello, così imparerai la lezione. Ti prego, fa tornare Ben, tata. Temo proprio che non gli piaccia essere un cappello. Va bene, allora. Guarda e impara. Din don den, cappello diventa Ben. Che cosa è successo? Qualcosa deve essere andato storto, ma tata Susina è venuta subito ad aiutarci. Grazie, tata Susina. È stato un piacere. Ascolta, Holly, la prossima volta muovi la bacchetta delicatamente. Sì, tata Susina. Scusami, Ben. Ti sei spaventato? Io sono un elfo e gli elfi non si spaventano proprio mai. Bene, in questo caso posso provare di nuovo. Magari più tardi. Ci vediamo? Ciao, Ben! Di-di-dam-di-dam-di-dam-di-du. Di-di-dam-dam-di-dam-di-du. Principessina Holly, ma che cos'hai dimenticato? La tua bacchetta, dov'è? Si può sapere? Oh, non credo di averla con me. Possiamo aiutarti, tata Susina? Ma certo! Ah, tata Susina, quali sono gli ingredienti del tuo rimedio? Oh, solo del succo di mora, limone, un po' di zucchero e qualche altra cosetta. Tata Susina, quali altre cosette ci servono? Vediamo un po'. Una goccia di rugiada di una ragnatela. Della bava di lumaca. Roux de grenouille. Ma che cos'è? Rutto di rana. Non credo che convincerai papà a bere quel pasticcio. Oh no, temo proprio che nessuno al mondo avrebbe il coraggio di bere un intruglio del genere. Prepareremo una pozione che dovrà essere spalmata sui suoi piedi. Allora, per prima cosa ci serve una goccia di rugiada presa da una ragnatela. Guarda, una goccia di rugiada! Fermati, Holly! Non è una buona idea mettersi a volare vicino a Madama Ragno. Perché, tata? Il battito delle nostre ali è simile a quello delle mosche e a lei piace molto mangiare le mosche. Cosa? Mangiare le mosche? Sì, è questo che mangiano i ragni. A te piace il gelato e ai ragni piacciono le mosche. E infatti hanno un alito piuttosto puzzolente. Mi scusi se la disturbo, Madama Ragno.
ci permetterebbe di raccogliere una goccia di rugiada dalla sua meravigliosa ragnatela. Ci serve per preparare una medicina per il re. Madama Ragno ha appena detto sì. Allora vado a prenderla io, Tata. Gli elfi sono bravi ad arrampicarsi e io sono un elfo. Urrà! Ben fatto. E adesso ci serve la bava di lumaca. Guardate, è una lumaca! Holly, perché non provi a chiederglielo tu questa volta? Queste galline non sembrano tanto pericolose. È solo raccogliere le uova che può essere pericoloso. E come fate a raccogliere le uova? Ogni elfo deve correre molto velocemente verso l'uovo, prenderlo e poi scappare via il più in fretta possibile! E cosa succede se non è abbastanza veloce? La gallina ci si siede sopra! Poverino! E adesso hai capito perché è così importante che il cancello sia sempre chiuso a chiave. Una gallina è appena scappata! Presto, prendete quella gallina! La gallina è fuori controllo! Si salvi chi può! Prendete quella gallina! Svelti! Salite sul camion! Seguiamo quella gallina! Ci siamo fermati? No, no! La molla deve essere ricaricata! Aspetta, Holly! Ti do una mano io! Oh, buongiorno! Qualcuno mi può portare un uovo? Adesso! Oh, mamma mia! Tata Susina? Ti avevo detto di non fare apparire una gallina. Ma non l'ho fatta apparire io. Ah, sarà divertente. Non è mai venuto un elfo a un picnic regale prima d'ora. Grazie per avermi invitato. Sembra molto pesante. Vuoi che ti aiuti a portarlo? Oh, ti ringrazio, Ben. Oh, ma è molto leggero. È leggero perché è un cestino magico. Non preoccuparti, Ben. Presto capirai. Guardate, è Gastone la coccinella. Ciao Gastone. Paparino, Gastone può venire al nostro picnic? Non ne sono sicuro. Che cosa ha detto? Tata Susina forse riesce a capire la lingua delle coccinelle. Parteciperebbe con piacere al regale picnic delle fate insieme alla principessa Holly e a Ben l'elfo, vostra maestà. Molto bene. È solo un peccato che sia così puzzolente. Tata Susina, puoi tradurre quello che dice? Sì che posso, ma è meglio di no. Ah, siamo arrivati. È il posto ideale per un picnic. Urrà! Cos'è quello? È del cibo, per il picnic. Vuoi dire che hai davvero portato con te del cibo per il picnic? Certo. Probabilmente questa è una strana abitudine degli elfi, vostra maestà. Oh, oh, è molto interessante. Ho portato tantissime cose per tutti quanti. Grazie, Ben. Ma noi fate non mangiamo il cibo degli elfi. Abbiamo il nostro speciale cibo delle fate qui dentro. Ecco, guarda. Oh, mi sembra che il vostro cestino sia vuoto. Forse avete dimenticato il cibo. Ti sbagli, Ben. Il cestino non è vuoto. Ti ricordi che è un cestino da picnic magico? E fa comparire tutto quello che vogliamo. Cominciamo con le bibite.
Io avrei voglia di un po' di spumeggiante succo fatato. Cestino magico, saggio e intelligente, fa comparire del succo fatato immantinente. Wow! Oh, oh, sì, giovane elfo, è piuttosto sorprendente. Ecco fatto! Oh, 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 alla fine ti trasformerai in un elfo, Holly. Possiamo costruire un castello abbastanza grande da entrarci. Servirebbe un secchiello enorme per costruire un castello così grande. Come... quello, per esempio? È davvero un secchiello gigantesco! Deve averlo lasciato qui un bambino gigante! Ma qui non c'è nessuno della gente grande adesso! Meno male! La gente grande ha anche grandi piedi e non si può sapere dove decideranno di camminare! Guardate! Hanno lasciato anche delle palette! Faremo un enorme castello di sabbia per la principessa Holly! Come ringraziamento per il pranzo! Buona idea, signor elfo! Posso aiutarvi? No, no, no! Pensa solo a rilassarti e a guardare gli elfi che fanno quello che gli elfi sanno fare meglio! E che cosa sanno fare meglio? Gli elfi sono i migliori a costruire le cose! E noi siamo elfi! Alzo, alzo, scavo, scavo, scaviamo tutti insieme. Giro, giro, rotola un po', rotola un po'. Principessa Holly, vuoi avere l'onore di salire a dare i colpi sul secchiello? Alzo, alzo! Ecco fatto! E ora possiamo entrare? Ma non c'è la porta! State tranquilli, ci penso io! Ah, ecco la vostra porta! Visto che questo castello è solo nostro... Signora strega, se di questi tempi non fa più incantesimi, che cos'è che fa allora? Sono in pensione. Quindi lei non dà più la caccia agli elfi o alle fate, vero? Oh, certo che no. Sentite, le streghe non fanno assolutamente niente. Hanno solo un cattivo odore e preparano dei dolci orripilanti. Cosa? E per quanto riguarda la magia, sono del tutto innocue. Non saprebbero fare un semplice incantesimo di trasformazione. Certo che lo so fare. Allora perché non cambi questa orribile tappezzeria? Cosa? O rendi questa poltrona più comoda? Smettila subito, Tata! Prepara ottimi dolci! Fa molta attenzione, ti avviso! E ora rifatti il guardaroba! Se provi a cambiare anche solo un'altra cosa... Che brutto trucco! Mi dispiace aver dovuto congelare Tata Susina. È stata molto maleducata con me. Non aveva intenzione di essere maleducata. Mi deve credere, signora strega. Forse no, però lo è stata. E ora Tata Susina resterà congelata per sempre? No. Se accetterà di chiedermi scusa, la libererò. Tata Susina, chiedi subito scusa alla strega. Non ne ho nessuna intenzione. Stavo solo cercando di aiutarti, brutta befana. Oh! Quindi non la lascerà libera, vero? No! Dobbiamo cercare aiuto. Noi due possiamo andarcene, signora strega? Ma certo, cara. Voi siete stati entrambi molto gentili con me. Qual è il tuo piano? Correre subito dal re. Sì, papà verrà a sgridare la strega e annullerà l'incantesimo. Arrivederci! Arrivederci e grazie tante per la sua ospitalità! Fa sparire subito il drago! Come vuoi. Cercavo solo di ravvivare un po' la festa. Metterò anche tutte le bacchette magiche degli adulti in biblioteca. Chiuso! Adesso è il momento del mio spettacolo. Uia! Regina Cardo, prego, scegliete una carta. Oh, non fatemela vedere. Allora, che carta è? È un due di cuori.
La vostra carta è un bel due di cuori. Questo è il peggior trucco che abbia mai visto in vita mia. A me invece è piaciuto. Come avrà fatto? Ora il mio prossimo trucco, che consiste nel trasformare me stesso in un topo. Forza, piccolini, dovrete aspettare dietro a questa porta. Ci vorrà un attimo. Ma come farà a trasformarsi in un topo? Mi metterò queste orecchie finte e questo naso e poi... Ma... Forse non è stata una buona idea chiudere i bambini in biblioteca. Perché? È la stessa stanza in cui avevi chiuso le bacchette magiche. Non vi preoccupate, il grande mago risolverà il problema. Mi vedranno trasformato in un topo e ne rimarranno sorpresi. Per quanto è brutto il travestimento, e quindi funzionerà. Guardate, bambini, mi sono appena trasformato in un bel... Wow, non è affatto male questo costume. I bambini hanno trasformato con la magia il vecchio saggio elfo in un vero topo. Squid, qualcuno di voi può farmi per favore ritornare subito un elfo? No, non possiamo usare la magia perché qualcuno ha chiuso le nostre bacchette in biblioteca. Ah, già. Squid! Oh, oh, buongiorno! Sono venuto a prendere mia nipote Ortica. Ecco, a dire il vero, la festa non è ancora finita. Ah, no? I bambini sono in biblioteca con dei pericolosi libri di magia. Hanno anche tutte le bacchette magiche. E hanno trasformato il vecchio saggio elfo in un vero topo. Squid! Sembra una festa molto divertente. Ciao, Ben. Ciao, ciao, Gastone. Ciao, Ollie. Oh, no! Pippin è scappato. Quanto mi dispiace! Questo è terribile, che peccato! Pippin! Pippin! Abbiamo perso Pippin! Che notizia tremenda, che tristezza! Pippin se n'è andato! Se n'è andato per sempre! Aspettate, Riccardo! Io posso far tornare il criceto! Oh, non ti devi preoccupare, Ben! Non c'è nessun problema! Gli elfi sono bravi a far ritornare i criceti e io sono un elfo! Sei pronto, Gastone? Pippin è tornato a casa, Riccardo. Adesso è di nuovo al sicuro. Ah, ti ringrazio, Ben. Chiudiamo il cancello subito, prima che Pippin scappi di nuovo. Non dovrebbe andare a dormire? Forse quando sarà stanco. E dimmi, come possiamo farlo stancare? Chiediamolo al vecchio saggio elfo. Lui di solito sa sempre tutto quanto. Sì, pronto? Qui parla il vecchio saggio elfo. Come possiamo far stancare un criceto? Un criceto? Ah, il cucciolo di Riccardo, un criceto, dobbiamo farlo stancare. Ah, ho capito! Quello che vi serve è una grande ruota. Una ruota? E che cosa ce ne facciamo? Aspetta e vedrai. Vi raggiungo subito, tata. Buongiorno, Riccardo, ditemi, dove avete nascosto il vostro criceto? Il mio criceto? Pippin, vieni qui! A Pippin piaci molto! Oh, grazie, ne sono lusingato! Fate subito entrare la grande ruota! D'accordo! Accidenti, vuole metterla qui dentro, ma è orribile! Cosa non si fa per il proprio cucciolo? Non è vero, Riccardo? Non è... Oh, qua giù è tutto così bello! Guarda! Dove? Che cosa c'è? È la nave di Barbarossa! Per la barba di Nettuno hai ragione! Che occhio, bravo Ben! Oh, per un attimo ho temuto che avessi visto il grande e grosso Barry. Ora potrò riavere il mio tesoro. Recuperiamolo e torniamo su. Qua giù non mi piace per niente. Oh, è fantastico! Tutti quei pesci e quei fiori! E guarda quella grande nuvola sottomarina! Non esistono nuvole sottomarine. Di cosa parli? Per mille bucanieri bucati, quello è un pesce! È così grande! E sembra cattivo! E forse Barry? Oh sì, è il grande grosso Barry! Sta nuotando verso la sua nave, Capitano Barbarossa! Oh cielo, se la sta per mangiare! No, il mio tesoro!
Avete visto anche voi? L'ha ingoiata in un boccone, come un acino d'uva! Oh, ma che peccato! Possiamo andare a casa? No, assolutamente! Non abbiamo preso il mio tesoro! Ma non possiamo farci nulla, capitano! Non avrei mai pensato di dirlo, ma la tata ha ragione! A meno che non voglia entrare nella pancia di Barry per riprendersi il suo tesoro, direi che questa avventura è finita! Ha ragione, mia zuccherosa frittella! Ci riporti a casa? Sì, capitano Barbarossa. Chi ha spento la luce? È diventato tutto buio. Dove siamo finiti? Oh, saremo entrati in una grotta. Il signor elfo chiacchiera invece di guardare dove va. Eravamo fermi. Beh, siamo in uno strano posto, su questo non c'è alcun dubbio. E mi taglio la barba se non c'è odore di pesce qui dentro e anche molto forte. Accenda le luci, signor elfo! Agli ordini, capitano. L'odore è ancora più forte! C'è una gran puzza! Già, dove siamo? Guardate, la mia nave! Allora, dove può essere? Oh, Daisy e Poppy, dove avete messo la vostra bambolina? La nostra bambolina! Ciao, sono Bambola Susina! Bambola Susina, dolce piccolina, cambiami il pannolino! Bambola Susina, dolce piccolina, dammi da mangiare. Siamo nei guai! Che cosa facciamo ora? Dobbiamo chiedere aiuto! Andiamo a chiamare la mia mamma! Lei saprà di certo cosa fare! Questa è una grande idea, Ben! È molto pesante! Proviamo tutti insieme, tirate! Pronto? Qui è la signora elfo. Mamma, sono io, Ben. Oh, Ben, la tua voce è diversa. Sì, infatti abbiamo bisogno di aiuto. Per favore, vieni in fretta. D'accordo. Ha detto che viene subito. Bene, grazie al cielo. Mi domando che cosa sia successo. Bambola Susina, dolce piccolina, fammi il bagnetto. Buongiorno Daisy, buongiorno Poppy. Sapete dirmi dove sono finiti tutti gli altri? Eccoci, siamo qui. Le gemelle Daisy e Poppy ci hanno fatto un incantesimo. E adesso abbiamo bisogno di una mano. Ma vostra maestà, sembra proprio che vi siate cacciati in un gran bel pasticcio. Già, le gemelle sono particolarmente vivaci quest'oggi. Può cercare di calmarle un po', per piacere. Ma certo. Non andare a letto se il fuoco acceso resta. E non andare a letto se hai una carota sulla tua testa. È divertente. Ben, Holly, andate nella tenda a dormire. Signor Gnomo, se ne torni a casa sua. Ma ci stavamo divertendo. Il campeggio degli elfi non è divertente. Ragazzi, si va a letto alle 6, non a metà della notte. Oh, conosco una canzone che parla proprio della notte. Vi piacerebbe ascoltarla? No! D'accordo, lo prenderò come un sì. Quando notte si farà, una stella brillerà. Tumpi tumpi tu, timpi timpi ti, dubi dubi du, dibili dibili di. Tutti insieme adesso. Tumpi tumpi tu, timpi timpi ti, dubi dubi du, dibili dibili di. È ora di andare a dormire. È stato un piacere conoscerla, signor Gnomo, ma adesso dobbiamo proprio andare a dormire. Oh, certo. Lo capisco, una buona notte di sonno è molto importante. Tumpi tumpi tu, timpi timpi ti, dubi dubi du, dibili dibili di. Tumpi tumpi tu. Basta! Silenzio! Vuole che faccia silenzio? Esatto! E se ne vada, subito! Vuole che me ne vada subito? Sì, immediatamente!
Oh, buonanotte! Ci vediamo domani mattina! Il signor gnomo è molto divertente. È solo uno sciocco. Già, è davvero un po' sciocco. Buonanotte a tutti quanti. Buonanotte! Oh, e lo gnomo! È ritornato per mangiarci la colazione! Oh, è una talpa! Oh, sta mangiando il nostro bucato! Sciocco!